Sull'ultima casa di un piccolo villaggio vi era un nido di cicogne. Mamma Cicogna stava nel nido con i suoi quattro piccoli, i quali tiravano fuori la testa con il loro beccuccio nero, poiché non era ancora diventato rosso. Un po più in là, sul comignolo, vi era, tanto dritto e rigido, papà Cicogna. Aveva tirato su una zampa per avere almeno qualche incomodo, visto che faceva la guardia si sarebbe pensato che fosse tagliato nel legno, tanto stava immobile. Sembra piuttosto signorile che mia moglie abbia una guardia vicino al nido, pensò. Non possono sapere, infatti, che io sia suo marito. Devono credere che ho ricevuto l'ordine di stare qui. Questo ha un aspetto ben risoluto. E continuò così a stare su una zampa sola. Giù nella strada giocava un gruppo di bambini, e quando essi videro le cicogne, il più sfacciato di loro si mise a cantare. E poi tutti quanti cantarono con lui. E poi tutti quanti cantarono con lui la vecchia canzone sulle cicogne. Però la cantarono come lui se la ricordava. Cicogna, cicogna, con la tua asta vola. Torna alla tua casta. Tua moglie sta nel nido con quattro grandi cicognini. Il primo va impiccato, il secondo va infilzato. Il terzo va bruciato, il quarto va rivoltato. — Ascolta, però, cosa cantano i bambini, dissero i piccoli della cicogna. Dicono che saremo impiccati e bruciati. — Non curatevi di questo, disse mamma cicogna. Basta non ascoltarli, allora non fa effetto. Ma i bambini continuarono a cantare, indicando le cicogne con il dito. Solo un bambino di nome Pietro diceva che era peccato farsi beffa degli animali, e non volle partecipare. Mamma cicogna consolò ugualmente i suoi piccini. "Non curatevi di questo", disse. "Guardate semplicemente quanto è tranquillo vostro padre e sta su una zampa sola". "Siamo così angosciati", dissero i piccoli mettendo la testa in fondo al nido. Il giorno dopo, quando i bambini si radunarono per giocare, appena videro le cicogne incominciarono la loro canzone. Il primo va impiccato, il secondo va bruciato. Non saremo né impiccati né bruciati, vero? chiesero i cicognini. No, di certo disse la mamma. Dovete imparare a volare. Vi eserciterò io. Poi andremo fuori sul prato a trovare le ranocchie. Loro, loro si inchineranno nell'acqua per noi cantando e poi noi ce le mangeremo. Sarà un vero divertimento. E poi chiesero i cicognini. Poi tutte le cicogne che sono qui in questo paese si riuniranno, e così avranno inizio le manovre autunnali. Allora sì che bisogna saper volare. È di grande importanza, perché chi non sa volare viene trafitto a morte dal becco del generale. Dunque state bene attenti a impanare qualcosa quando inizia l'esercitazione. Finiremo dunque infilzati, come dicevano i bambini. E ascolta, ora la cantano di nuovo. Ascoltate me. Non loro, disse mamma Cicogna. Dopo le grandi manovre, voleremo verso i paesi caldi. Oh, tanto lontano da qui, al di là dei monti e dei boschi. Voleremo verso l'Egitto, dove ci sono case triangolari in pietra, che con la punta oltrepassano le nuvole. Sono chiamate piramidi, e sono più anziane di quanto una Cicogna possa immaginare. C'è un fiume che stralipa. Così il paese diventa tutto fango. Si cammina nel fango, mangiando ranocchie. Oh, dissero tutti i piccini. Sì, è così bello. Non si fa altro che mangiare tutto il giorno. E mentre noi stiamo così bene, in questo paese non vi sarà sugli alberi una sola foglia verde. Qui farà così freddo, che le nuvole si ghiacceranno fino a rompersi in pezzi e cadere giù in piccoli frammenti bianchi. Mamma Cicogna si riferiva alla neve. Ma non era capace di spiegarlo più chiaramente. Allora anche i bambini cattivi si ghiacceranno fino a rompersi? chiesero i piccoli della cicogna. Tanto fino a rompersi non si ghiacceranno, ma poco ci manca, e dovranno rimanere chiusi dentro una sala buia ad ammuffire. Voi invece potrete girare per paesi stranieri, dove vi sono i fiori e il calore del sole. Quindi era già passato un po di tempo. E i piccoli erano tanto grandi da poter stare in piedi nel nido e guardarsi il panorama tutto intorno, e papà Cicogna veniva in volo ogni giorno con delle belle ranocchie, piccole bisce e tutte le licornie da lui trovate che piacciono alle Cicogne. Ah, com'era divertente vedere i giochi di destrezza che faceva per loro. Metteva la testa sulla coda, gracidava col becco come una raganella, e poi raccontava loro storie. Tutte sulla palude. Ascoltate, ora dovete imparare a volare, disse un giorno mamma Cicogna, ed ecco che tutti e quattro i piccini dovettero salire sul comignolo. E come dondolarono! Come cercarono di tenersi in equilibrio con le ali! Eppure stettero per cadere giù. Guardate ora me, disse la madre: Così dovete tenere la testa, così dovete mettere le zampe. Un, due, un, due. È questo che vi aiuta ad andare avanti in questo modo. Poi volò per un breve tratto, e i piccoli fecero un salto maldestro. Bum! Eccoli stesi, poiché il corpo era pesante. Non voglio volare! disse uno dei piccoli, e arrampicandosi tornò su nel nido. Non mi interessa andare nei paesi caldi. Vuoi rimanere a morire ghiacciato quando verrà l'inverno? Vuoi che vengano i bambini ad impiccarti, a bruciarti, a infilzarti? Ora li chiamo. Oh no! disse il cicognino e saltò di nuovo sul tetto come gli altri. Il terzo giorno sapevano volare un po' meglio e così pensarono di potersi pure sedere a riposare nell'aria. Vollero provare, ma bum! Eccoli caduti. Allora dovettero muovere le ali. Nel frattempo i bambini vennero giù in strada, cantando la loro canzone. Cicogne, cicogne con l'asta. Perché non vogliamo giù a cavar loro gli occhi? dissero i piccoli. Ah no, lasciate stare, disse la madre. State ad ascoltare me. È molto più importante. Un, due, tre. Ora vogliamo a destra. Un, due, tre. Ora a sinistra del comignolo. Ebbene, potevo andare. L'ultimo colpo di ali era così bello ed esatto, che vi do il permesso di venire domani con me alla palude. Ci vengono parecchie famiglie rispettabili di cicogne, con i loro figli. Fatemi dunque vedere che i miei sono più a modo. E tenete la testa alta, fa bella figura, e fa sì che sarete considerati. Ma non dobbiamo vendicarci di quei bambini cattivi, chiesero i cicognini. Ma lasciateli gridare quello che vogliono. In ogni modo voi volerete verso le nuvole. Arriverete nel paese delle piramidi quando loro soffriranno dal freddo e saranno senza una sola foglia verde e una mela dolce. Sì, ma noi vorremmo vendicarci, sussurrarono tra di loro. E poi dovettero di nuovo fare esercizi. Tra tutti i bambini della strada nessuno cantava la canzoncina di scherno peggio di colui che aveva iniziato. Era molto piccolo, probabilmente non aveva più di sei anni. I piccoli della cicogna pensavano veramente che ne avesse cento, poiché non era tanto più grande della loro mamma e del loro papà. E che cosa ne sapevano loro di quanti anni potessero avere i bambini e le persone grandi? Tutta la loro vendetta doveva colpire quel bambino. Infatti era stato lui a cominciare, ed era stato lui a continuare. I cicognini erano tanto irritati, e più diventarono grandi, meno lo sopportarono. La madre dovette alla fine promettere loro che si sarebbero vendicati di sicuro, ma ella non volle passare all'esecuzione prima del loro ultimo giorno in quel paese. Dobbiamo infatti prima vedere come ve la cavate alle grandi manovre. Se andrete male, e quindi il generale vi trafiggerà il petto col becco, i bambini avranno pure avuto ragione, almeno in un certo senso. Vedremo. Sì, vedrai, dissero i piccoli, ed ecco che si impegnarono particolarmente. Si esercitarono ogni giorno e volarono con tanta grazia e leggerezza che era un vero piacere guardarli. Venne quindi l'autunno. Tutte le cicogne iniziarono a radunarsi per volar via verso i paesi caldi, mentre da noi c'era l'inverno. Che manovra! Dovettero sorvolare boschi e città semplicemente per capire come sapevano volare. Era infatti un lungo viaggio quello che li aspettava. I piccoli della Cicogna fecero le loro cose con tale grazia, che ottennero dieci elode con ranocchia. Era il miglior voto in assoluto, e potettero mangiare la ranocchia! E così fecero. Ora ci possiamo vendicare, dissero. Sì, certo, disse mamma Cicogna. Quello che ho escogitato è proprio una cosa giusta. Io so dov'è lo stagno in cui tutti i figli dell'uomo aspettano che la cicogna venga a prenderli per portarli dai genitori. I bei piccini dormono e fanno dei sogni tanto dolci come poi non ne faranno mai più. Tutti i genitori vorrebbero tanto avere uno di questi bambini e tutti i bambini vorrebbero avere un fratellino o una sorellina. Vogliamo dunque fino allo stagno a prenderne uno da portare a ciascuno di quei bambini che non cantarono quella canzone cattiva e non si fecero beffe delle cicogne, anche se per loro non era stato previsto. Ma quello che inizia a cantare, quel bambino brutto e cattivo! gridarono le giovani cicogne. Che ne facciamo di lui? Nello stagno c'è un bambino morto, morto a forza di sognare. Portiamogli quello. Così potrà piangere perché gli abbiamo portato un fratellino morto. Ma il bambino buono non l'avete dimenticato. Quello che disse è un peccato farsi beffa degli animali. A lui portiamo sia un fratellino che una sorellina, e poiché quel bambino si chiamava Pietro, voi tutti vi chiamerete Pietro. E quello che disse fu fatto, e così tutte le cicogne si chiamarono Pietro, e ancora oggi si chiamano così.